ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati in un nuovissimo video. Quest'oggi dobbiamo andare a vedere sul canale del mio hater. Vi ricordate quello di due video fa dei commenti degli hater? Quello che mi minacciava, diceva: Lion, tu finirai male, Lion, il tuo canale io lo farò sparire. Vi ricordate? Proprio lui ha caricato un video sul suo canale e quindi io non sto nella pelle per andarlo a vedere, vedere come manifesterà le sue minacce, se continuerà, se ci spiegherà. Ah, ho dato una botta all'asta del microfono. Se ci spiegherà che cosa vuole fare per sconfiggermi, se veramente vuole assumere magari un cecchino per shottarmi quando vado a comprare il latte. Comunque, tra un attimo vedremo questo video. Ed io vi preannuncio, ragazzi, che dalla miniatura sembra già parecchio inquietante. E voglio dirvi: non temete, qualsiasi cosa lui minaccerà di fare non potrà niente contro di me, il grande vero leone. A meno che non mi spara quando vado a comprare il latte. Quello spero che non lo voglia fare. E non potrà niente neanche contro di voi finché noi saremo insieme. Ma adesso basta tergiversare, dobbiamo fiondarci all'interno di questo video. Mettiamo le cuffie e andiamo ad ascoltare questo video. Io adesso lo guarderò per la prima volta, ma poi lo registrerò per inserirlo nel video, sempre in modo che possiate vederlo anche voi. Sempre se non conterrà insulti, parolacce o concetti che non posso mostrarvi. Ma se voi tra 3 secondi lo starete vedendo, beh, vorrà dire che è davvero interessante e non contiene solo insulti. Facciamolo partire. Allora, intanto già la prima cosa che dico è che poteva comprare una luce. Ha deciso di combatterci. Che ho fatto? Anche voi? Cosa abbiamo fatto? È finito. È finito. Allora, va bene, sono un po' interdetto, perché da un lato mi fa ridere, perché si era modificato la voce, la luce rossa, poi tutto buio, la maschera di Viper Vendetta. Proprio un classico, uno stereotipo. Se uno deve fare un video dove minaccia qualcuno, lo fa così per forza 200%. Però dall'altro lato non vi nascondo che un pochino mi ha inquietato. Ma noi siamo uniti e finché noi saremo il branco, forti leoni, veri leoni, nessuno potrà fare niente contro di noi. Finché siamo tutt'uno, finché voi non mi abbandonate e restate insieme a me, io mi sento talmente forte da poter sbranare qualsiasi hater che voglia intralciarci il cammino. Quindi non mi spaventa e non spaventerà neanche voi, ragazzi, perché non può farci niente. Che lui lo ammetta oppure no, non è altro che un hater in pannolino. E so che stai guardando questo video in questo momento. Guarda, forse hai bisogno di cambiarlo quel pannolino, perché sembri irascibile. E i bambini sono irascibili quando hanno il pannolino sporco. Boom! Boom! Pa-pum! Brucia, eh? E adesso forza, aspettiamo il tuo prossimo video. Siamo impazienti di vedere cos'altro hai da tirare fuori, caro amico. Ragazzi, non dimenticatevi, per dimostrare a questo hater quanto siete con me, di lasciare un bel pollice in su a questo video. Facciamogli vedere che siamo tutt'uno. 30.000, 40.000, a quanto volete arrivare. Che noi non temiamo niente e siamo pronti tutti insieme a combattere. Voglia la guerra? Se ne pentirà, perché noi siamo tanti e forti. Ma adesso basta cazzate, perché in fondo io sono ancora convinto che tutta questa sia una sceneggiata per apparire nei miei video. Ma sta funzionando, quindi, beh, buon per lui se lo vuole fare per questo motivo. Comunque, andiamo avanti con i commenti che ho preso nello scorso video di Clash Royale. Anzi, non lo scorso, quello prima ancora, due video fa, quello dove io dicevo che spacchettavo 500.000 gemme. Era un troll, era uno scherzo, ragazzi. Molti di voi l'hanno capito e si sono fatti due risate, ma alcuni l'hanno presa, beh, diciamo un po' male. Voglio leggervi alcuni dei loro commenti. Questo ragazzo ci scrive: ci sono cascato, mi disiscrivo. Perché? Perché? Non è che ti ho insultato. Perché ti devi disiscrivere solo per questo motivo? Dai, non ti sembra di prendertela troppo? Andiamo avanti. Lion, sei uno stronzo. Hai scritto così non per fare la scenetta, ma per avere tante visual. Scemo.
Ma perché mi... Io volevo soltanto fare una cosa buffa. Volevo trollare un po' di migliaia di persone. E devo sentirmi dire queste orribili cose. Poi un altro. Ma come fa questo ad avere così migliaia di iscritti? Così migliaia. È un nuovo concetto. Venite sul mio canale che ne ho 8, ma faccio video più belli. Ma come se... Io faccio video brutti, però venite da me che ho 8 iscritti e faccio video più belli. Io ci sono andato sul suo canale. Ci sono andato perché avevo la curiosità di vedere quali fossero questi video più belli. E beh, il video che lui ha fatto è questo. Se lo vedete, ok, non posso mostrarvelo più di tanto, ma avete potuto apprezzare il rumore di fondo che c'era. Che cazzo, si sente solo quello, si sente. Bello il video, complimenti, ti meriti sicuramente 500.000 iscritti. Ti regalo i miei, guarda. Fortunatamente però qualcuno che ha preso la questione per quello che era c'è stato. Come questo ragazzo che dice: sei il re dei troll, il migliore di sempre. Ti ringrazio, meno male c'è qualcuno che apprezza queste cose. Poi c'è stato un gruppo di persone che hanno tirato fuori, sempre sotto quel video che è stato una miniera d'oro di commenti, un concetto un po' imbarazzante. Questo ragazzo scrive: Lion e Goblin si assomigliano però. Non è vero, non è vero, no 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 no, non è vero. Tu e Goblin siete un po' uguali. No, non mi sembra, no no no. Forse trovi tanti goblin perché ci assomigli. Mi avete scoperto, sono un goblin, ecco perché li odio. Io lavoravo a Clash Royale, ero quello del barile che viene lanciato. Poi però mi sono stancato perché ogni volta cadevo con il culo e mi facevo malissimo, specialmente quando sotto c'erano i bambini fiammifero, le scintille. E lì mi bruciavo, una roba orribile. E allora mi sono licenziato. Ma non ditelo a nessuno, sennò quelli mi vengono a riprendere e mi portano di nuovo in Clash Royale. Sì, ma va a fanculo, va. Attira meno Wieus. Wieus, coglione. Wieus, che cazzo sono le Wieus? Una marca di caramelle che fanno vomitare. Che cazzo stai parlando, rincoglionito? Ma che stai di? L'ultimo per oggi è stato quello che mi ha regalato un sorriso. Gente che ti insulta senza motivo. Lion, da domani urla più forte che non ci sentono. E mi sembra che abbia detto una cosa bellissima. Perché noi, io e anche voi, abbiamo un'energia che tante persone invidiano. Invidiano perché loro non ce l'hanno. E l'unica cosa che riescono a fare è invidiare chi invece questa energia ce l'ha e può manifestarla come vuole. Perché io posso darvi tutta l'energia che ho nei video, in queste occasioni che ho bellissime, di cui sono veramente grato di avere la possibilità di parlare a tutti voi e darvi tutta l'energia, tutta la felicità, tutta la, a volte anche la preoccupazione, i vari sentimenti, magari nei troll quando c'è bisogno del nostro aiuto e succede qualcosa di brutto e lì c'è l'arrabbiatura del leone. Ma tutte queste emozioni io sono grato di poterle manifestare a pieno con tutti voi. E c'è chi invidia di non poterlo fare e quindi scrive gli insulti. Ecco da dove arrivano tutti gli hater che scrivono questo. Per questo video sugli hater, comunque, che a noi gli vogliamo anche bene perché ci danno modo di fare questi video molto divertenti secondo me, e spero anche per voi. Nel caso lasciate un bel pollice in su come sempre, ed io vi auguro una buona giornata. Per questa volta è tutto. Lion out! E speriamo che l'hater si faccia risentire, perché a noi la storia sta interessando, eh! Basta, io non ne posso proprio più! Il Destructor una volta era rispettato da tutti, amato dalle folle, ora si è ridotto a doversi grattare le parti basse nei vicoli delle strade, perché tutta la sua buona reputazione è andata a quel paese! Tutti hanno scoperto che non ha nessun potere valido in realtà!